Questo quindi è quello che volevo far capire, che è davvero importante capire, al di là del fatto di giustificare delle teorie sulla presunta forma della Terra, perché può darsi che la Terra una forma reale non ce l'abbia proprio, e che sia un processo spirituale che ha una forma fittizia, e quindi la forma magari non può essere addirittura che ci siano, come posso dire, più possibilità, tutte valide, cioè che questo mondo simulato possa essere giustificabile sia con la teoria della Terra piatta che con la Terra sferica che con la Terra endosferica, magari proprio perché è una realtà simulata già di per sé, quindi è già un'esperienza simbolica e spirituale che trascende l'idea comune dell'universo, molto suggestiva e davvero superiore a qualunque altra congettura sulla realtà. E quindi capire questo praticamente ci permette di trascendere anche il problema Terra piatta, Terra sferica, che rimane un problema affascinante e divertente da capire, ma non deve essere, a mio avviso, la motivazione, diciamo, principale per cercare di capire la realtà, perché potrebbe essere un limite, potrebbe comunque farci credere, alla fine dei conti, che noi siamo in una realtà fisica, oggettiva, indipendente da noi, e quindi comunque farci credere nella falsità.